La chiamano la rotta dei migranti e suggerisce una suggestione che francamente riporta alla mente momenti tragici dell'umanità, come la rotta degli ebrei lungo le Alpi, durante la Shoah. In Alta Val di Susa i migranti passano quasi ogni giorno in mezzo a centimetri di neve, 9.000 persone in 9 mesi, come spiega un bel reportage di Avvenire. Il 60% di loro arriva dalla cosiddetta rotta balcanica e cerca fortuna, o per meglio dire salvezza, in Francia e in altri paesi dell'Unione Europea. Ad accoglierli alla stazione di Ulss, considerato il limite occidentale della rotta balcanica, sono i volontari del rifugio Fraternità Massi. Ed è a questo rifugio, oltre che indirettamente agli stessi migranti, che Alessandro Maroli, medico di Casalmaggiore, intende dare una mano con un gesto molto concreto, rivelato proprio sotto Natale, per andare oltre le parole di circostanze, perché l'augurio si specchi in un segnale di umanità, la raccolta di scarponi usati da donare a queste persone. Come sentinelle facciamo una raccolta di scarpe usate da montagna. Una volta che le ho raccolte, le porterò su a un parroco di montagna, perché loro fanno 20 km nella neve in montagna per raggiungere il confine della Francia o della Svizzera. Quindi voglio fare questa iniziativa proprio a ridosso del Natale per sensibilizzare queste persone. Abbiamo così tanti doni, non sappiamo cosa fare. Amazon tutti i giorni viene a casa nostra. Allora, una cosa semplice: andare nell'vecchio armadio, tirare fuori le scarpe dei bambini di quando erano piccole, che tanto ce le abbiamo tutti nell'armadio, che non hanno più il numero giusto, oppure vecchie scarpe che hanno la suola un po' liscia che non possiamo utilizzare. Portatele a me, portatemele in via Beduschi 43, alla sede delle Sentinelle. C'è un'ape sul muro, non potete sbagliarvi. Portatele lì e poi noi le porteremo alla Caritas. Il resto lo facciamo noi.